Sono ripresi gli appuntamenti UDA Smile, l'iniziativa di incontri pubblici fortemente voluta da Sergio Caputi, magnifico rettore dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, e dal prefetto di Chieti, Armando Forgione, ha già visto la realizzazione di un primo ciclo di 7 appuntamenti su tematiche molto varie e di interesse generale. Il primo evento del 2022 è di rilevanza e spessore del tutto speciali. Ecco il tema, sviluppato da Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto. Dov'è Dio nella pandemia? Come può esserci un Dio buono di fronte a questo male e alla sofferenza che produce? Monsignor Forte, dov'è Dio nella pandemia? È la grande domanda che non pochi si sono posti, perché di fronte a tanta sofferenza viene naturale per chi crede in Dio, ma paradossalmente anche per chi lo cerca, la domanda: può aver Dio, un Dio buono, permesso tanto dolore, tanta sofferenza? E questa domanda certamente può trovare una risposta soltanto, primo, in un riconoscimento del bene che nonostante tutto nella pandemia si è manifestato, per esempio la dedizione di medici, infermieri, personale sanitario agli ammalati, spesso a costo della vita. In secondo luogo anche quel bisogno di solidarietà verso chi più ha sofferto, che si è acceso in maniera nuova in tante persone. Ma certamente anche proprio la domanda: che senso ha la vita rispetto alle certezze anche facili di una società del consumo? La pandemia ci ha messo in crisi e ci interroga per cercare valore e senso della vita in qualcosa di più profondo e duraturo. In questo senso Dio ci ha parlato nella pandemia. In un momento così difficile e complicato, diciamo che sono messi a dura prova, no, i valori della spiritualità e del dialogo. Da una parte, messi a dura prova però anche stimolati, perché le grandi domande che il dolore pone sono domande profondamente spirituali alla fine e aprono la questione del senso ultimo e quindi del Dio vicino. E nello stesso tempo ci inducono anche a cercare vie che ci fanno superare quella folla di solitudini che spesso è stata la nostra società consumistica, dove ognuno pensava ad accaparrare per sé in favore di una maggiore solidarietà e attenzione all'altro, soprattutto più debole e sofferente.